Bach per cominciare con la celebre toccata con fuga in re minore e poi a seguire Vivaldi concerto in la minore, Schumann e i suoi schizzi per pianoforte a pedaliera, Mozart, fantasia in fa minore. Un tripudio di armonie e virtuosismi che solo in pochi riescono a trasformare in emozioni forti. Davide Mariano è uno dei 7 organisti al mondo in grado di proporre un concerto senza spartito. Domenica, per la prima volta, è stato chiamato ad esibirsi a Campobasso grazie all'impegno organizzativo del coro polifonico di Montagano, la pronta disponibilità della parrocchia di Sant'Antonio di Padova ed il sostegno della famiglia Ferro. Davide Mariano è talento puro, coltivato, come lui ribadisce sempre, con ore ed ore di studio, lavoro e abnegazione, e sicuramente nella sua fascia di età l'organista italiano più attivo a livello internazionale. Vienna, Madrid, Tokyo, Monaco di Baviera, Barcellona, New Orleans lo hanno visto protagonista di concerti indimenticabili. Parigi, nella cattedrale di Notre Dame, tempio indiscusso della musica organaria con il suo strumento di 8000 canne, e Philippe Lefebvre, riconosciuto come il miglior organista vivente, lo hanno ospitato con tutti gli onori. Domenica sera nella chiesa di Sant'Antonio di Padova ha deliziato il pubblico presente con un'esecuzione memorabile che ha voluto dedicare al papà di una sua amica, Paolo Minadeo, strappato alla vita da un brutto male proprio nel giorno del suo concerto a Parigi. Queste sono le note del piccolo valzer per pianoforte di Giacomo Puccini, arrangiamento di Davide Mariano, che hanno estasiato la platea nella seconda parte del concerto insieme ai brani di Bossi, Saint-Saëns e Guillemont, e poi, dopo lunghissimi applausi, il bis con il volo del calabrone di Korsakov. E le parole non servono più.